Quattro note introduttive, famosissime anche nella cultura pop. È stata la celeberrima quinta sinfonia di Beethoven ad aprire il concerto al Teatro Petrarca dell'Orchestra della Toscana, diretta dal maestro Donato Renzetti, tra i direttori d'orchestra italiani più affermati nel mondo. L'ultimo appuntamento della stagione concertistica aretina si è chiuso così con un viaggio nell'Ottocento. Sono due pezzi in fondo che si possono anche collegare, nel senso che la quinta di Beethoven non ha bisogno di presentazioni, il famoso tema del destino, queste tre note che sentite, che lo stesso Beethoven diceva è il destino che picchia alla porta, destino nel senso che lui stava per diventare sordo, sentiva questo suo futuro negativo, che avrebbe poi non sentito più la sua musica, e quindi ha voluto scrivere questo tema, diventato poi forse una delle più grandi sinfonie che abbiamo avuto prima del Novecento, altre sinfonie uguaglianti. E poi destino di Fauré, perché Fauré, che ha scritto tanta musica, è diventato più famoso con questo Requiem, che ha dovuto rimaneggiare 3-4 volte. Sul palco del Teatro Petrarca anche il coro della Fondazione Guido d'Arezzo, formazione da camera professionale al suo debutto. Sono il risultato delle audizioni ufficiali che ha fatto la Fondazione a marzo, e abbiamo fatto una lista di idoneità, sono arrivate 65 circa richieste da tutta Italia. Abbiamo fatto una lista di idoneità, come ho detto prima, e il gruppo che sentite questa sera è un gruppo vocale, un coro da camera, diciamo così, di professionisti, che per la prima volta debutta ad Arezzo nel Teatro Petrarca con un'orchestra in un contesto professionale. È un organico, diciamo che è un progetto, un sogno che io avevo da tanti anni per la Fondazione, non per me, e questa sera c'è il debutto ufficiale.